Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quello che è successo in casa biancorossa in attesa degli ultimi 180 minuti del 2019, che poi in realtà sono gli ultimi 90 del girone d'andata e gli ultimi 180 appunto per chiudere questo anno solare. Catania e Catanzaro, gli ultimi due impegni della squadra di Tedino, domenica prossima la prima delle due partite interne proprio contro i rossoazzurri etnei, ma è chiaro che partiremo nella nostra analisi dall'ultima gara, quella con la Vibonese, per fare un po' un bilancio di quello che è stato il girone di andata, i primi mesi della nuova gestione in tutti i sensi, non solo dal punto di vista della guida tecnica, che diciamo non ha lasciato molto soddisfatti, almeno per chi si aspettava un terreno molto più simile alle cosiddette big. Ne parleremo con Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, ciao, salve a tutti. Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Faremo anche dei riferimenti con delle grafiche anche simpatici per vedere un po', questo è stato un torneo un po' diviso in tre parti del Teramo, equamente distribuite vittorie, pareggi e sconfitte, 6-6-6, poi però ne parleremo. Vediamo la classifica, perché il Teramo con il pareggio di Vibo Valentia sale a quota 24 punti, sempre in braccetto con i rivali di domenica. Vi ricordo che domani ci sono i due recuperi Paganese Catania, quindi il Catania giocherà anche in questa settimana, giocherà tre partite di campionato, così come ci sarà Vibonese Catanzaro. E come vedete, tre delle quattro squadre impegnate domani nei recuperi sono a pochissima distanza proprio dal Teramo. Ania, domenica hai visto la partita insieme ad Andrea, la sensazione che hai avuto rispetto ai 90 minuti di Vibo Valentia, un pareggio che muove sì certo la classifica, partita però bruttina, probabilmente i tre punti sarebbero stati, non dico una svolta, ma una boccata d'ossigeno, perché la vittoria continua a mancare. Sì, alla fine il pareggio credo che sia stato sostanzialmente giusto, anche se poi Mungo ha avuto quella palla nel secondo tempo buona per vincere anche la partita, non è riuscito a concretizzarla. Analizzando il punto che è arrivato e rimanendo alla gara di Vibo Valentia, è un buon punto, perché comunque la fase difensiva è riuscita a bloccare il secondo attacco del girone, 36 gol, ha dato prova comunque di aver imparato, almeno domenica scorsa, dagli errori compiuti spesso in trasferta, quando il Teramo ha preso spesso gol in ripartenza. In questo caso invece qua lo stava rischiando, sì. Però, esattamente quello che hai detto, gol in ripartenza. Qui è stato bravo, molto bravo Tomei. Di nuovo come le pecore che brulicano l'erba in mezzo al campo, le patate, e i giocatori difesi del Teramo, hai visto come stavano? Poi dice che non è vero, vabbè, andiamo avanti, chiedo scusa. Prego. Evitando comunque per la maggior parte, insomma, le ripartenze che la Vibonese tentava, perché ha visto, a parte che è una caratteristica proprio della squadra di Modica, ma insomma ovviamente avevano anche visto le difficoltà del Teramo soprattutto in trasferta. Rimanendo appunto alla gara contro la Vibonese, è un buon punto insomma di carattere per quello che è spesso una gara di serie C, no, del girone C. Comunque il Teramo è riuscito a combattere su un campo complicato e tante altre considerazioni e banalità di questo genere, inserendolo nel contesto delle ultime gare e nel complessivo del campionato fino a questo momento, è chiaro che è un punto che non può soddisfare, certo. Perché il terzo è arrivato nelle ultime 5 gare, perché comunque il Teramo è solo a quota 24 punti ad una giornata dal termine del girone di andata. Domani la Paganese, in caso di vittoria sul Catania, potrebbe anche agganciare la formazione di Tedino in classifica, non superarla, perché comunque fino a questo momento diretto a favore. Stride un po' in questo momento del campionato la distanza tra le quattro: Monopoli, Bari, Potenza e Ternana,
e non sto a citare i 22 punti di distanza dalla Regina, che come il Teramo ha cambiato tanto, poi si discuterà dei movimenti, insomma, operati in entrata e in uscita che possono essere diversi, ma comunque ha cambiato tanto. C'è troppa effettivamente distanza arrivati a questo punto. Assolutamente. Oh, hai parlato di distacco, Francesco, vengo da te. Perché noi teniamo sempre aggiornata settimana per settimana, teniamo aggiornato il grafico che ci dice la distanza con le grandi di questo campionato del Teramo. Lo vediamo. Ringrazio già Maurizio Daguin, regia Samuele Mucci in redazione. Queste sono 5 squadre, ci sono la Regina capolista che, come vedete, nelle ultime settimane fa percorso netto, cioè è una salita vertiginosa quella della squadra di Toscano. Poi ci sono le tre, Ternana, Potenza e Bari, che sono appaiate. Il Monopoli è un punto più su, ma non l'abbiamo messo perché all'inizio avevamo considerato queste tre come principali antagoniste della Regina. E poi c'è il Teramo. Ora, il divario Regina-Teramo anche dalla classifica, ma anche graficamente, si vede. La cosa che non so se stupisce anche te, a parte una settimana dove c'è stato quasi, vedi, il contatto con il Bari, il Teramo non è mai stato a parità di punti con nessuna di queste. Il Teramo, pensavamo tutti che potesse essere, lì mi sembra che manca il Catanzaro, vero? Sì, manca il Catanzaro. All'inizio si diceva appunto Catania, Bari, Regina, Ternana, Catanzaro e poi il Teramo. Evidentemente i pronostici si fanno, come si vuol dire, sulla carta. La carta serve per scrivere oppure quando si va al bagno, e evidentemente il Teramo non era la sesta grande, così come si pensava con la carta, di questo campionato, e il campo poi lo ha confermato. Parlavamo la settimana scorsa, quando qui c'erano Minguzzi e Sandro Federico, ha accennato poco fa Agna, il divario con, ma non tanto con la Regina, il divario con una squadra che è stata rivoluzionata, 20 nuovi giocatori su 25, un nuovo allenatore, da quest'altra parte una squadra completamente nuova, con un nuovo allenatore che ancora non trova il passo giusto, quindi non è affatto vero come dicono, ma si devono conoscere. Ema Bombaggi è arrivato il giorno della presentazione, Pasquale è arrivato in ritardo, Nicola esce dietro la curva, si è fermato la macchina, quell'altro ha perso il pullman e tutte le altre stronzate che dicono. Chiedo scusa, perché ma è così, perché mi sono svegliato anche io dopo la batosta con la Regina, evidentemente prima ho dormito e mi sono cullato anche io sul fatto, vabbè, bene o male, pareggi in casa con la Ternana e poi pareggi a Bari, buoni risultati, qualche scivolone di troppo tipo Picerno per fermarci all'ultimo. Evidentemente adesso mi sono svegliato e comincio ad avere dubbi forti su questa squadra, comincio ad avere qualche dubbio su Tedino e comincio ad avere anche dubbi sul modo di lavorare all'interno della società, da dove arrivano spifferi che Tedino non va bene, che Tedino di qua fa cadere dalle nuvole o me lo fai apposta? No, veramente dalle nuvole. Veramente il giornalista lo fai tu più di me, perché vedi, tu sei più informato di me. Non vi risulta che c'è chi dice mi sa che ho sbagliato con l'allenatore? Io non faccio nomi, tanto non voglio fare pure il pesce in barile una volta tanto. Quindi il pesce è buono, in barile ci si mette il vino bianco col pesce è buono. Quindi anche questi spifferi e quindi comincio ad avere dubbi un pochettino su tutti, comincio ad avere dubbi, così metto tutta la carne al fuoco subito, quando si continua a parlare di plusvalenze, per forse accontentare il presidente, che ovviamente possiamo anche fermare con il dire, ma il presidente ha sempre detto che di calcio non ne avevamo masticato, ci capisce poco, perché adesso sono passati un po' di mesi e sono convinto che ci capisce molto più di prima. Forse ha dato troppa carta bianca, ricordiamoci Totò
con il famoso colonnello tedesco, cosa disse che ci doveva fare con la carta bianca, un pochettino a tutti, e forse adesso sta aprendo gli occhi anche il presidente. Però finiamola pure con queste plusvalenze, no? Perché in Serie C, ammesse non concesse, facciamo nome e cognome, che da oggi alla fine del campionato giocheranno, dovessero giocare sempre Piacentini come ha giocato fino adesso, Viero e Santoro, i tre più giovani, fai il minutaggio per quello che ti dà la Lega e va bene. Ma pure se questi dovessero fare i fenomeni, quante plusvalenze fai? Stiamo parlando di Serie C. Se in Serie B giocatori che del 99 e anche del 2000, quindi ancora più giovani, giocano sempre, e poi a fine stagione ci fai 300, 400, 5.000 euro, sì, è una plusvalenza, ma non è che ti arricchisci o porti milioni nelle casse sociali. Quindi finiamola anche con queste cose e cerchiamo di trovare questa benedetta quadratura, l'amalgama della squadra. Finiamola anche con gli assenti e gli infortunati, perché se poi d'estate ci dicono che la Campagna, il Teramo è stato costruito come tante altre società di B, di C e anche di A, per fermarci a quelli che, per non ricordare anche quelli che negli ultimi 5 anni hanno stravinto con Allegri che non andava bene, adesso Sarri dice mi manca Tizzi, mi manca Caia, che ti manca? Se d'estate avete detto che 22 giocatori per avere 22 titolari, non ti puoi lamentare se ti manca X e deve giocare Y. La stessa cosa il Teramo, ti manca Magnaghi, devi avere qualche altro, se no vuol dire che nella costruzione della squadra i risultati ci dicono a oggi che forse è stato sbagliato qualcosa di troppo, che non tutti avevano capito. Chiarissimo. Poi ci pure troppo lungo. No, no, poi ci torniamo, perché sono molti temi interessanti, molte parentesi che si possono aprire. Allora vado da Andrea, riprendendo un po' in parte, non so quanta parte del discorso di Francesco. Quando sorride così, lui ce l'ha sempre, c'ha uno sguardo. No, è perché lui è colpo in solare. È solare, ti mette proprio agio, capito? Poi magari ti dà pure una cannata. Però vediamo, vediamo. Secondo me si stava scaldando. Esatto. Vediamo dopo la domanda. Allora, faccio la domanda che avrei fatto a Francesco. A questo punto è impossibile parlare di trovare l'equilibrio. Cioè, sono passate, io ricordo la prima conferenza stampa pre-Catanzaro, Itedino, e disse servono 7-8 partite, diciamo che a novembre più o meno capiremo dove saremo. Siamo al 10 di dicembre, il Teramo è ai margini della zona playoff, a questo punto non possiamo più parlare di equilibrio. Oppure sì, cioè possiamo parlare di attendere ancora un po' perché l'allenatore deve ancora trovare la quadra, oppure questo è il valore reale del Teramo? A conti fatti questa squadra potrebbe valere di più, ma se ha prodotto questo in tutte queste settimane, in tutte queste giornate, vuol dire che questo è. Questo è, e se mi parlate di equilibri, io vi dico che tra poco ci sarà il mercato di riparazione, che qualche movimento porterà, e quindi poi lì bisognerà ritrovare altri equilibri, semmai degli equilibri si sono trovati. Certo. Anche un'eventuale vittoria sul Catania, che comunque farebbe bene all'ambiente, farebbe bene a tutti, non potrà far divergere troppo il giudizio di una squadra che era comunque nata per confrontarsi. Io dico sempre non per primeggiare, ho parlato sempre di questo optimum del quarto posto, ma comunque per competere bene anche con le migliori, anche con le più blasonate, perché poi il Bari sulla singola partita lo puoi battere, la Regina sulla singola partita è fortissima, ma la puoi battere chiunque. È capitato anche al Teramo di non battere il Rieti, di non battere il Rende, può capitare che il Teramo possa battere una delle big, certo, ma non è capitato. Non è capitato, e questo è un segnale. Quindi non può essere solo casualità, dici? No, assolutamente, vuol dire che a questa squadra manca qualcosa, perché sai, anche nelle grandi occasioni certi giocatori di blasone probabilmente quelle cose che non hanno tirato fuori quando giocano contro squadre di più basso carenaggio, riescono a trovare, a metterlo in campo proprio quando si confrontano contro i migliori, sì, fanno uscire fuori la loro caratura. Evidentemente questo non è successo nella misura in cui ha permesso al Teramo di, ad esempio con la Ternani, il Teramo ha fatto una bella partita, sì, ha trovato una squadra forte che ha fatto la sua partita, ha imposto la sua qualità, ma il Teramo è stato pienamente nella partita. Comunque non ha mai seriamente sfiorato la vittoria in quella gara, è stato sotto.
Col Bari abbiamo visto 80 minuti, squadra sotto per quasi tutta la partita, male in fase offensiva, poi entra Minelli e scombussola un po' tutto. Però anche quella partita il Teramo non ha mai rischiato di vincerla, cioè contro le big, questo Teramo che ha dei giocatori importanti, importantissimi per la categoria, gente come Costa Ferreira, Bombaggi, che secondo Mungo, me, perdonami se ti interrompo, è stato l'unico veramente che nelle partite... Sì, sì, però quando hai in organico questi giocatori ci sta che tu ti riesca a confrontare con queste squadre e magari anche a fare il grande risultato. Per ora questo non è successo e questo qualcosa vuol dire, così come qualcosa vuol dire che la classifica, anche qualora batterà il Catania, resterà tutto sommato abbastanza anonima. Una classifica che non è né carne né pesce. Quindi queste sono delle riflessioni che a mio avviso dovranno fare in società. Sicuramente deve farle il tecnico, deve fare la società, tutte le componenti dovranno fare delle riflessioni. Una piccola scossa in positivo ci potrebbe essere se il Teramo vince entrambe le partite contro Catania e contro Catanzaro, sono due test interni, quindi il Teramo in casa dà il meglio e ci potrebbero essere delle condizioni per vincere questa partita. Però serve appunto una coppia di risultati per ridare slancio alle motivazioni dell'ambiente e alla classifica. Sì. Da solo una vittoria sul Catania non basta. E poi ci sarà il mercato. Vediamo, e che dove già dei discorsi dovranno essere stati impostati e quindi degli ulteriori equilibri, semmai ci sono stati, ed è difficile che ci siano stati, vanno ulteriormente rimodulati con i movimenti che saranno sviluppati. Oh, vediamo gli ultimi 180 minuti, che per alcune squadre, come vedremo, sono 270 in realtà. C'è la Regina a 46, poi il Monopoli a 37 che devono giocare le ultime due partite, c'è il trio Bari, Ternana, Potenza, ne devono giocare due, il Catania come vedete ne deve giocare tre, tra cui quella di centro c'è il Teramo, il Catanzaro ne deve giocare tre, poi c'è la Casertana che ha due impegni difficilissimi contro Bari e Potenza, c'è la Vibonese che deve recuperare, ma comunque due impegni complicati, e gli impegni complicati ce l'ha anche il Teramo, che probabilmente avrebbe sognato di incontrare il Catania di qualche settimana fa, probabilmente. Perché se il Teramo negli ultimi 5 ha pareggiato, ha riportato solo 3 punti, il Catania nelle ultime 5 ha vinto 3 volte. Quindi c'è stata un'inversione di tendenza della formazione di Lucarelli dopo il cambio in panchina che si è concretizzato tra Camplone e per l'appunto Lucarelli a fine ottobre. C'è stato un po' bisogno di lavorare, però il Catania sembra aver cambiato marcia nelle ultime 5 gare, appunto con queste 3 vittorie, anche se poi sono arrivate con Reti, Rende e Sicula Leonzio, però comunque un cambio di marcia c'è stato. Poi mi sembra dai tabellini che sto leggendo che sta anche cercando di essere abbastanza pronto a variare di schemi Lucarelli, perché una volta vediamo il 4-2-3-1, a volte il 4-4-2, a volte il 3-5-2, quindi sembra una squadra comunque capace di adattarsi a diversi schemi, a diversi moduli di gioco. Di conseguenza non sarà un avversario semplice, anche se il Teramo ha dalla sua il fattore Bonolis. Quello che nel girone di ritorno dovrà provare a cambiare la squadra di Tedino, sì, sicuramente... Però scusami, ti interrompo, una squadra che si affida al proprio terreno di gioco è una squadra che si deve salvare, infatti, ragazzi, stavo questi discorsi ho sentiti solo da squadre che si devono salvare. Infatti stavo dicendo, nel girone di ritorno la cosa principale che il Teramo deve cambiare è il cammino in trasferta, perché non puoi pensare di chiudere un girone di andata con una sola vittoria all'attivo, quella contro la Virtus Francavilla, e con prestazioni a volte anche da dimenticare, come Monopoli penso che sia la prestazione principe da dimenticare, anche la sconfitta di Picerno, insomma, non è stata granché, però comunque ci sono sempre state prestazioni non all'altezza in trasferta, e in trasferta c'è bisogno che si tiri fuori qualcosa in più, perché non si è tra confortevoli mura amiche. Deve trovare continuità di risultati. Continuità, ma anche di prestazione, ovviamente. Sì, sì. Sì, ma secondo me poi in trasferta devono uscire fuori le personalità di certi giocatori, perché se è vero che su certi giocatori hai investito, speso, chiamiamola come vogliamo, di più quei giocatori devono darti secondo me qualcosa in più a livello di esperienza, di continuità, di prestazioni, perché evidentemente qualcosa a livello caratteriale manca in trasferta. Certo,
Fa paura, mi fanno paura. Tra l'altro, quando ci sarà il fanno paura sui capovolgimenti di fronte avversario. Tra l'altro, siamo deboli. Quando ci sarà il mercato, però, ci sarà un periodo piuttosto interessante per il Teramo, che dopo il match col Catanzaro, che chiuderà l'anno e sarà la prima di ritorno, ci sono una serie di partite tipo contro Cavese, Sicula Leonzio, Rende, Rieti. Sì. Quello è un momento delicato per il Teramo, perché se vuoi lasciare una traccia tangibile in questa stagione e vuoi costruire qualcosa di interessante su cui investire la prossima stagione, dei segnali vanno lanciati ora. Cioè, Catania-Catanzaro e poi con l'anno nuovo questa striscia di partite, come hai detto tu, sulla carta morbide, poi non vuol dire semplici, vuol dire che sono squadre che sono ampiamente alla tua portata, fare punti, guadagnare autostima, crescere, così che poi quando arriveranno le partite un po' più difficili e si entrerà nella parte cruciale della stagione, il Teramo ha degli argomenti da mettere sul piatto. Altrimenti, se la squadra dimostrerà proprio col mercato in corso, man mano che si giocherà a gennaio e poi i primi di febbraio, queste partite non riesce a sfruttarle, poi cosa raccontare alle squadre forti che incontrerai da febbraio in poi? È prescio fatto, devi vincere con il Catania per chiudere a 27 punti. E nel girone di ritorno devi fare meglio, perché se ne fai altri 27 con 54 entri nei playoff, così come era il traguardo minimo. Però un conto è se ci entri da decimo nona in classifica, poi nei playoff succede di tutto. Però un conto è se ci entri, io non dico ormai da terzo quarto, vista come stanno andando le altre, però che te devo dire, quinta, sesta, settima posizione già è un diverso. Sì, è diverso. Se tu avessi il girone d'andata con tutti i problemi di crescita, tutto quello che ha avuto, lo chiudi a 27, attenzione, stiamo parlando come se col Catania fosse facile vincere, speriamo che il campo ci conforterà magari con una bella vittoria, e chiudi a 27 il girone di ritorno, fare 27 punti, chiaro che 27-54 non credo, 54 c'è quasi la regina, appunto, non credo che potrebbe risultare, ma la regina ormai fa cambiare, non credo che potrebbe risultare confortante se ci metti magari altri secondo, sì, altre due vittorie, arrivi ai 60 punti per una squadra partita con determinate ambizioni, che ha speso quello che ha speso, che ha preso, come diceva Andrea, fior di giocatori, che ha preso un allenatore che tutti ci dicevano, e io ne sono ancora convinto, ribadendo quello che ho detto poco fa, che però in realtà da quello che ci dicono non ci sono state tutte queste spese, no, però voglio solo aggiungere questo aspetto. Significa le spese, i giocatori in Serie C non si comprano, un attimo. Però se tu fai con gli ingaggi del Teramo e con i triennali, che ragionamento è? Però io voglio aggiungere anche questo aspetto, voglio aggiungere anche questo aspetto. Se noi diciamo facciamo riferimento ai principali professionisti che ha il Teramo, che sono il direttore sportivo, il direttore generale, general manager Andrea Iaconi e il tecnico Bruno Tedino. Due direttori sportivi, direttori generali, diciamo, chiamare le cose col proprio nome, generale, si occupa di tutto, mica solo di mercato, però, di contati. Siccome il trascorso che ha Iaconi e il trascorso recente soprattutto che ha Tedino sono trascorsi di un certo rilievo, cioè Tedino è un allenatore che ha lottato per vincere il campionato di C e che per due anni ha allenato a Palermo, dove l'obiettivo era andare in Serie A. Iaconi per tantissimi anni è stato a Pescara e poi a Brescia, piazze che si sono, tra virgolette, che hanno giocato in Serie B, tratti di Serie A, tratti anche di Serie C, ma soprattutto Serie B, quindi parliamo di gente che ha come pedigree categorie superiori. Quindi io penso che loro in primis, Iaconi e Tedino, di stare in una classifica così anonima, proprio è l'ultima cosa a cui vogliono pensare, cosa a cui vogliono tendere. Cioè quella classifica, anche se ora si cerca di proteggere la prestazione di Vibo Valencia facendola passare come una ottima prestazione, è comunque per alcuni versi è anche così, ma se poi loro stessi guardano la classifica possono essere, in base al loro trascorso, alla loro carriera, contenti di far parte di una squadra che è al decimo posto a malapena di questo campionato? No, punto di domanda. È ovvio che sono i primi a non essere soddisfatti, ci mancherebbe, ci aggiungo anche perché parla il loro trascorso Sandro Federico,
Ma perché era davanti agli occhi, davanti agli occhi di tutti, ma non è solo perché guarda, diciamo noi o lo dicevano altri, perché come diceva Agni, il curriculum di questi giocatori, lo stavi dicendo prima pure Andrea, il curriculum di questi giocatori ci parla di elementi di primo piano. È la conferma, è la conferma di Serie C, che hanno vinto campionati. Esatto, hanno vinto campionati di Serie C, che però è la conferma che se tu metti, li devi saper mettere insieme, perché puoi comperare 10 giocatori forti e non è detto che quei 10 vadano meglio di un'altra squadra dove ci sono 10 giocatori meno bravi che però insieme riescono a rendere di più, perché c'è l'allenatore, perché andranno più d'accordo, perché vivranno una stagione. Poi sono mille le ipotesi che si possono fare e le varianti nel corso di un campionato, che se uno compra il più forte vinco sicuro, certo. Allora è facile. Pubblicità, torniamo tra poco. Seconda parte di Proteramo, stiamo analizzando poi il momento biancorosso. Peraltro prima avete parlato di Andrea Coni, general manager. Oggi allo stadio Bonolis, bella sorpresa nei corridoi. Vediamo un po' le immagini. Andrea Coni con Giovanni Galeone. Ritorno, un arrivo quello di Galeone a Teramo. Come vedete Iaconi, che è quello a destra, gli sta facendo, non si riconosce magari perché ha il cappelletto invernale, gli fa vedere un po' quella che è la struttura. L'ex tecnico del Pescara, a cui Iaconi ha lavorato ovviamente in biancazzurro, che visita la struttura Piano Daccio. Immagino sia solo una visita, non è a rischio la panchina di Tenino, anche perché insomma Galeone ha smesso un po' di tempo di allenare, solo una visita di cortesia dell'ex allenatore biancazzurro. Abbiamo parlato di un andamento, io ringrazio Loris Bennato per le immagini realizzate questo pomeriggio. Abbiamo parlato di andamento lento del Teramo in queste prime 18 giornate di campionato. Allora facciamo un po' il punto, anche per vedere qualche numero qua e là di questa prima parte di campionato. Con la Vibonese muove, seppur di poco, la classifica di un Teramo che tra Catania e Catanzaro avrà altri 180 minuti per tornare a quella vittoria che manca ormai dallo scorso novembre contro il Bisceglie. 24 punti e una partita, quella con i rosso-azzurri, per chiudere il girone di andata almeno a 27, prima di cominciare con i calabresi quello di ritorno. Contro la squadra di Lucarelli, Tedino dovrà fare ancora a meno di Cianci, Magnaghi e Cristini, che hanno già saltato la sfida del Luigi Razza di domenica e che non sembrano essere in grado di recuperare in tempo per la sfida del Bonolis. Dunque lo schieramento non dovrebbe essere molto diverso da quello di 48 ore fa. In attesa che Soprano sia al massimo della condizione, Piacentini e Iotti sembrano comunque dare ampie garanzie dietro, mentre la linea mediana dovrà fare a meno di Ilari, che sarà squalificato dopo il giallo rimediato contro la Vibonese. Salgono dunque in maniera vertiginosa le quotazioni di Santoro, con Costa Ferreira e Arrigoni a centrocampo, e la possibilità per Mungo di tornare dal primo minuto con Bombaggi e Martignago a completare una prima linea che deve trovare quelle risorse offensive che occorrono, perché occorre anche invertire la rotta e il solito e consolidato trend che vuole il diavolo, nel limbo di una classifica corta dal sesto posto in avanti, ma con la possibilità ulteriore di vedere qualche diretta concorrente allungare, visto che domani sono in programma Paganese Catania e Vibonese Catanzaro. Contro gli Etnei, peraltro, il Teramo ha la possibilità, prima del giro di boa, di battere per la prima volta quest'anno una squadra che la precede in classifica, fatta salva la Casertana, che solo domenica ha scavalcato il diavolo per la prima volta. In 18 partite, 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte e una divisione quasi al 50% anche delle reti, 20 quelle realizzate e 22 quelle subite. Il primo è un dato sconfortante, soprattutto considerando che quella biancorossa doveva essere formazione votata ad un gioco propositivo. Meno del Teramo hanno segnato il Rende, Fanalino di Coda 11, la Sicula Leonzio penultima 18, il Bisceglie e la Cavese 14 e il Picerno 19. Quasi più giustificabile è il dato relativo alle reti incassate, visti anche i problemi fisici avuti da Soprano, che ha saltato tutta la seconda parte del 2019 e che ha messo l'allenatore nelle condizioni
sensazione di non avere quasi mai tutti a disposizione. Come al solito è stato il centrocampo a togliere spesso e volentieri le castagne dal fuoco. Indicazioni queste sulle quali provare a ragionare di intervenire a gennaio. Acquistare sarà più semplice che provare a vendere. Prima però le ultime due partite per capire quali saranno le prospettive dopo la pausa natalizia. Eccoci, eccoci rientrati. Allora, chiamiamoli con scopo. Cosa è successo? Stavo dicendo, secondo me mancano soprattutto i punti della prima fase del campionato e non è un attenuante quella della squadra che si va a conoscere, perché tu è stato un suicidio pareggiare a Rende, è stato un suicidio pareggiare con Rieti, ricordiamoci come abbiamo preso questi gol, ed è stato un suicidio pareggiare con la Viterbese. Sono 6 punti di più. Uno mi dice sì, però potevi anche magari le ultime partite. Potevi perdere a Bari. Bravo. Perdere con la Ternana e ci sarebbe bravo, no? Dice, ma magari ne vinci uno, con chi potevi vincere? Con la Ternana, che ti pensavi che avevi la forza di andare a vincere a Bari, anche perché sei capitato in un momento in cui il Bari era in ripresa, o mo' di coppa la regina veniva qua, si calava i pantaloni, se la faceva sotto, ci te vingete. Ma chiamiamole così col proprio nome. Paghi, e qui ha ragione Andrea quando dice adesso alla ripresa del campionato comincia. Si riprende con quella che è la fase più importante, non tanto perché siamo in pieno mercato, ma perché incontri una serie di squadre fuori casa, peraltro. Esatto, che metà campionato hanno detto che sono inferiori a te. Sì, e sì. Se tu con quelle prime non hai vinto, con le inferiori scivoli di nuovo, non è che fai decimo, fai quattordicesimo o quindicesimo, come hanno detto i pessimisti a inizio stagione, non facciamo nomi. Va bene, va bene. Non sono io, ci mancherebbe. Campionato diviso in tre aria. Stasera facciamo un giochino. Perché il Teramo a 7 e mezzo? No, no. 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Sono 19 le giornate, 18 sono quelle giocate, 6, 6 e 6. Divisione perfetta. 6, uno che prende 6 è promosso. Eh sì, il problema solo che 6 stanno anche nella casella delle sconfitte. Comunque va bene. Oh, noi abbiamo fatto un giochino perché abbiamo messo. Diavolo, 6, 6, 6. 6, 6, 6, diavolo, effettivamente è una cosa quasi al limite del satanico, ma non ci interessa questo. L'abbiamo fatta in maniera un po' più simpatica. Oh, abbiamo fatto questo torneo diviso in 3. Sono le emoticon che mandate sul telefono. Ah, ok. I cuori, allora, quella in quella a sinistra sono le vittorie, quelle in mezzo sono i pareggi, quelle a destra sono le sconfitte. Poi ci vuole una fantasia, complimenti. Per ogni partita abbiamo messo una faccina apposita. Non ci hai dormito? Scusa. No, devo dire che per fare questa sciocchezza, che peraltro non dorme. Il cui sfondo, e non lo sapevo, richiama la tua cravatta. Tra l'altro è un colore che mi piace particolarmente. Ok, quale indichiamo un po' allora i momenti salienti delle vittorie, dei pareggi, delle sconfitte, ecco, partendo dalle faccine, quali sono quelle che ti dico una dai, una tra le vittorie. Secondo me quella con la Casertana, ma per come è arrivata, per la partita che abbiamo visto, perché comunque è stata una partita densa di occasioni, mai chiusa. Però vedi, c'è una faccina un po' pazzoide, perché sì, è stata una partita un po' matta. Una partita un po' matta, però alla fine nel complesso bella, anche per come poi è terminata.
Tra i pareggi, quello con il Rennes, che la faccina sia particolarmente arrabbiata col senno di poi, anche con il Rieti, insomma. Qual è quella con il Rennes delle 6? Perché quella con la faccina rossa, la faccina che dice rossa. Improperi. Quella lì a seconda sinistra, esatto. Che si autocensura. Senza occhiali, non è che. Con la Viterbese, anche secondo me. L'emoji è molto azzeccata, perché anche se poi la Viterbese forse sta raccogliendo meno rispetto a quello che potrebbe fare fino a questo momento. Tra le sconfitte, Monopoli credo che sia credo che sia l'emoji principe, insomma, che ricalca perfettamente, che raffigura perfettamente. Ci sono state alcune partite dove tra l'altro l'hai pure sbagliata totalmente. Allora dimmi. Vedi. Poi che mi persi fuori casa col Picerno. Avellino, anche se poi eri in 10 uomini. Appunto, Avellino, che è stato un po' particolare. Guarda, la faccina del Picerno è la stessa tua faccia d'inizio trasmissione oggi. Qual è? Questa destra, qua, guarda, te la faccio quando hai vedere. Fatto il primo intervento in questo vicino, eccola, questa qui. Capito, invece sì, beh, perché così, no? Quasi come disperato, immagino. Perché hai detto che dopo la sconfitta contro la Regina hai aperto gli occhi e quindi quella faccia lì esprime un po' la tua disperazione. Quelli che avevano capito delle cose che forse ho capito in ritardo. Io ho avuto tanta fiducia, in parte continuo ad averla in questa squadra, però sono troppi dubbi, sono troppi momenti, perché poi c'è un momento nel quale nel corso della stagione che ti devi fermare ad analizzare, e quindi ci sono state delle partite completamente sbagliate. Catanzaro non ci conoscevamo, ma che l'avevamo fatta a fare la preparazione estiva, se un mese, però se tu lo dici, poi ci ti ridicono. Il direttore sportivo Federico, la settimana scorsa qui al posto mio seduto, l'allenatore, quello è arrivato all'ultimo momento, quello al di là, le altre squadre la stessa cosa, ma va bene, non ci ripetiamo. Monopoli è partita totalmente sbagliata, le fesserie più ne. Andiamo a rivedere i gol, la maggior parte sono tutti per fesserie o del singolo, e una fesseria del singolo forse ci può stare, ma se si ripete, non tanto. Di reparto preoccupa, l'abbiamo visto dall'immagine mentre parlavamo all'inizio, anche l'ultima partita. Scendono in quattro, noi stiamo in tre, il quarto arriva di là tardi, quella di centrocampisti. Perché manca la prima pressione a centrocampo. Esatto, bravo, stavo arrivando, i centrocampisti che te, ecco, li perdi. Tra un po' te lo faccio rivedere, manca, perché guarda là. E manca il distruttore. Questa è la ripartenza. E non mi venite a dire che ci va, quelli stanno tre dietro, il quarto si è fermato che c'ha troppo avanti il terzino, e c'è un solo centrocampista. Poi non mi dite, manca l'incontrista. Chi c'è nell'incontrista? Perché tu puoi avere l'incontrista, che però poi non copre, che ragionamento? Lì manca l'organizzazione di squadra. Tedino si può arrabbiare quanti pare piace, io la vedo così. Però evidentemente poi Tedino fa l'allenatore, io non lo faccio, fino a un certo punto io dico delle cose così come le vedo, posso essere sbagliato. Purtroppo fino ad oggi mi viene a dire che non sono sbagliato. Speriamo di sbagliare di più io e quelli che la pensano come me, e che il Teramo cominci a giocare bene. Quindi non sbagliamo più, perché poi parlare di una squadra che vince è più facile. Assolutamente. Rivediamo quella schermata. Invece Andrea, anche a te volevo chiedere una, quali guarda, sono a me colpito il pareggio di Bari con il pareggio di Bari con la trombetta. Caro Francesco, ci sono pareggi e pareggi. Cioè, come vedi? Allora, con la Viterbese questo è arrabbiato. Con la Viterbese è arrabbiatissimo. Praticamente il fumo dal naso. Sì. Questo addirittura con il Rende è arrabbiatissimo, sì. Dice delle parolacce, invece vedi sotto che c'è quello pareggio del Bari, è stato una festa, il cappelletto della festa non lo vedo. È la lingua di Menelik, pareggio all'ultimo minuto, ci sono pareggi e pareggi. Grazie a Caciocavallo, quello di Bari è stato un grande pareggio, ci mancherebbe altro, oltre che perché il Bari, perché è arrivato che sembrava la partita finita. Guarda, poi tra le vittorie forse quella faccia con le stelle per Teramo Bisceglie 1-0. L'ho messo perché è stata la quarta vittoria consecutiva. Ok, però insomma Bisceglie è un po' striminzita la vittoria. La vittoria con la Casertana doveva far riflettere,
doveva far riflettere. Infatti, hai provato a chiuderla. Vedi? Vedi la faccina con la casertana che è pazzoide? Vedi, è contento. 2-0, 2-1, 3-2, 4-2, 4-3. Oh, ma che stiamo a scherzare? Si può verificare nel corso di una sessione. Bella la sconfitta col Potenza con i lucciconi. Al 91esimo. Comunque, ti devo fare pubblicamente i complimenti perché per questa sconfitta. Intanto è una bella schermata. Intanto va premiato per l'idea e anche per il modo simpatico. Ma le voci su Baritero è fantastico. Allora, io devo dire la verità: quella che mi ha convinto di più è una cosa che voi non vi aspettereste mai, quella di cui sono più fiero. Il diavolo in alto. No, Vibonese Teramo. Bravo, Vibonese Teramo senza bocca. Cioè, non è impossibile. Eccolo qua. La prima. Vedi, sono solo gli occhi senza la bocca. Perché secondo me è un pareggio ingiudicabile di una partita bruttissima, in cui ci sono state forse due azioni degne. Allora, molto colpa è del terreno di gioco che era veramente infame. Noi, allora, se voi vedete Non ci dimentichiamo che secondo me su 100 persone 99 erano molto preoccupate prima della partita Vibonese Teramo. Sì, ma non per il 7-2 della partita prima del Vibonese, per la forza offensiva della Vibonese e per la simpatico clima di vacanza dei nostri della nostra fase difensiva, perché se no sembra che la colpa è sempre o di Piacentini o di Otti o di quell'altro, per la fase difensiva, perché la fase difensiva non è solo dei quattro difensori. Anzi, dirò di più, non so Ania se mi sei di sostegno in questo caso, Otti e Piacentini, già dici di no. Otti e Piacentini in realtà in questo momento, come ho detto anche nel servizio, danno ottime garanzie, nonostante manchi Cristini e manchi praticamente da sempre Soprano, si sono calati molto molto bene, però sono singoli, è chiaro che la squadra non difende con i due centrali solo. Gli allenatori dicono sempre che quando si prende gol non è mai colpa di un singolo, ma è colpa di errori che commettono a monte prima di prendere gol, no? Certo. Quindi poi è vero, l'errore individuale ci sta, spesso accade, ma di norma non è mai colpa di un singolo giocatore, sempre perché qualcosa è mancato prima nelle letture. Che non è un errore clamoroso, insomma. Sì, vabbè, certo, è chiaro, in quello sarebbe evidente. Vedi Otti a Monopoli. Sì. Però sono d'accordo con te sulla valutazione di Piacentini e Iotti fino a questo momento, insomma, stanno rispondendo bene. Poi l'assenza di Cristini sì, è un'assenza importante, ma le lacune in fase difensiva, per riprendere quello che dice Francesco, si sono palesate anche con la presenza di Cristini. Quindi è un'assenza importante sì, ma non è che ha risolto i mali in fase difensiva del Teramo la presenza di Cristini in campo. Quindi evidentemente c'è qualcosa nella fase difensiva globale che ancora va rivisto. Oltretutto sono più i gol presi fino a questo momento che i gol fatti, sì, perché sono 22 gol 20, presi 22, e sì. 20 gol, i 20 gol fatti, quindi i gol fatti sono veramente pochi. Facendo insomma un'analisi la settimana scorsa, il Teramo ha uno degli attacchi meno prolifici e vicino a squadre di bassa classifica, quindi di meno hanno segnato Rende, non i Rieti. Rieti ha segnato di più. Il Rieti ha 21 gol un gol in più. Hanno segnato di meno il Rende, la Sicula Leonzio, Bisceglie, Cavese e Picerno. Avete visto l'ultima immagine saltando di palo in frasca della partita di l'ultima parata, quella di Tomei che non trattiene la palla, sì, che fuori, poi la mette in calcio d'angolo e ci può stare, tre uomini in barriera e la palla direttamente sul portiere. Questo qua, eccolo qua. Appunto. Secondo me gli rimbalza male. Sì, ma cioè, infatti non ho detto male. Che un errore di Tomei. No, gli rimbalza. Ha messo tre uomini in barriera, però una volta mette tre uomini, una volta quattro, una volta passiva, una volta passiva. Ci sono delle cose negative che si ripetono un po' troppo. Siamo a metà stagione. Sì, sì. Questa è una cosa che è un po' della fine del girone di andata e determinati errori si stanno ripetendo troppo. Ma pure l'anno scorso c'erano errori, ma quella era un'altra squadra, sì. Era un'altra società, erano spese diverse, c'erano personaggi diversi. E l'anno scorso è stato fatto, dall'arrivo di Maurizio in poi, con un cambio tecnico, giustamente un lavoro favoloso.
dall'allenatore, i giocatori, il direttore sportivo, tutti quanti. Quest'anno tu ti aspetti sempre, no, che prima o poi succeda, prima o poi succede. Sono più le volte che non succede. Che non succede, che succede, perché poi quando sono successe determinate cose hai vinto delle partite, anche perché con la Casertana è vero che hai preso 3 gol, però ne hai fatti 4. Sì, 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 sì. Che in fase offensiva hai trovato determinate, sì, però, soluzioni. Se tu consideri che hai fatto 20 gol che sono pochi e 4 hai fatti solo con la Casertana, significa che poi nelle altre, altre 17 ne hai fatti 16. E tu il miglior realizzatore è un centrocampista. Bombaggi 5 reti. Ma quello si poteva anche sapere perché, perché il centrocampo costruzione della squadra. Tedino ha sempre detto che lui gradisce 4, 5, 6 giocatori che gli fanno 4, 5, 6 gol a testa. Magari ci avesse 6 giocatori che fanno 6 gol a testa, ci sono sicuro 36 gol che cominciassero un buon bottino. Che magari un attaccante che gli fa 15 gol, 16 gol, che sono tanti. Però dopo magari gli altri, chi fa un gol, chi ne fa due, problemi che hanno tante squadre che poi pure lì ti accorgi che magari devi avere, no? Quando si dice c'ho l'attaccante che io fa penso gol, sempre, ma non il centrocampista, io penso sempre per il che da lontano, una, squadra, sì, una squadra quando ha un o due attaccanti che fanno regolarmente gol vuol dire che le cose vanno bene, perché le cose fluiscono come devono fluire, perché l'attaccante è il terminale principale. Quindi se c'è l'attaccante che fa gol con grande regolarità le cose vanno bene. Se invece, come in questo caso, un centrocampista è il tuo miglior realizzatore, vuol dire che qualcosa non va, perché l'attaccante deve fare i gol. Ti aspetti grandi cambiamenti al mercato di gennaio? Secondo me servirebbe qualcosa di incisivo. Quindi un numero di operazioni discrete, no? come numero per rimettere a posto certe cose. Il problema, come ho detto in passato, dipende dal grado di manovra che avrà la società, perché già la rosa è abbastanza ampia. Se degli innesti dovranno essere fatti per migliorare le cose in certi settori, va da sé che devono uscire anche dei giocatori. Starà in grado il Teramo di fare queste uscite e poi di fare delle entrate? Quanto margine ci sarà? Ecco, questa è la grande domanda. Per il resto io ritengo che il Teramo abbia bisogno, per migliorare le cose, di un difensore di carisma, che abbia leadership, di un giocatore di sostanza e anche di personalità in mezzo al campo, e di un centravanti che faccia gol, che spaventi le squadre avversarie, cioè che sia una... Sono d'accordo, ma chi questo sarebbe, diciamo, l'ottimum degli interventi, a mio avviso. Sì. Poi può essere che arriverà un attaccante che non sia un fenomeno, ma un attaccante che comunque ti dà più sostanza di quella che ti dà l'attuale corpo di centravanti in organico. Non so cosa succederà sugli altri reparti. A mio avviso, per fare un salto di qualità rispetto a questa classifica, servirebbero questi innesti. Se non cambiano le strategie, il difensore centrale non lo prendono, perché è recuperato pienamente Soprano, prima o poi comincerà a giocare. Speriamo, che anche perché poi tutti quanti dicono che viene, come è vero, da una grande stagione con la Fermana. Sanno quali sono le sue caratteristiche. Io ho precisato, servirebbe un difensore sì, di carisma, sono un d'accordo. Giocatore, un leader, uno che svegli la squadra dalle retrovie quando serve, perché bravo, poi serve anche questo, idem a centrocampo. Quando gli ho detto che serve questo pure, secondo me, mi hanno detto che c'è Soprano, prenderanno un terzino sinistro per avere un'alternativa a Tentardini e prenderanno un attaccante. Questo è il programma. Dopo devi vedere se riesce a realizzarlo. Prenderanno un attaccante. Se devo prendere un attaccante, tanto per prenderne uno che perché porta per dire come una volta la maglia numero 9, allora certo. E non è meglio di quelli che ho, certo. Mi tengo quelli che ho. Attaccante forte. Ma chi te lo dà a gennaio l'attaccante forte? Mo ci risiamo, ci stavamo in serie a pescare. L'attaccante forte. Chi c'ha l'attaccante forte? È compito degli operatori di mercato individuare delle soluzioni che siano giocatori che non si sono trovati bene in certe situazioni, che però hanno potenziale, e portati via da quel contesto, messi in un nuovo contesto, possono esprimersi ai massimi livelli. Questo sarebbe l'identikit che,
spetterà, a mio avviso, spetterà naturalmente agli operatori di mercato del Teramo individuare. Assolutamente. Vabbè, questo gioca ovviamente a favore la conoscenza e l'esperienza sia del direttore Iaconi sia del direttore Federico, insomma, nel conoscere un po' tutto il panorama e saper scegliere. Poi devi trovare le strade, per correttezza non facciamo i nomi di quelli che sono, come possiamo dire, considerati in parte in partenza, a vedere se riesce a sistemarli, perché non è che puoi prendere adesso due o tre giocatori e aggiungerli a quelli che c'hai. Catania Arizzo, centrocampista che aveva cercato in estate il Teramo, che magari per caratteristiche forse in questo momento ti poteva essere utile, perché certo, ha caratteristiche completamente diverse da quella che il Teramo ha. È più attempato, ma nel Catania c'è anche Biagianti che Biagianti, avrebbe anche lui delle caratteristiche che potrebbero fare comodo. Biagianti, Lodi sono molto oramai molto radicati. Io non credo che il Teramo a centrocampo ha bisogno di tanti ricambi, perché fino adesso abbiamo visto poco Viero. Ma anche perché a livello numerico non ci sono slot a disposizione, sì, esatto, a meno che non parta qualcuno. Ma appunto, quindi no, a Iviero, Santoro, Arrigoni, Ilari, Costa Ferreira, Bombaggio, Mungo. No, lasciamo perdere Bombaggio e Mungo, che giocano un pochettino più in fase avanzata, che però puoi anche considerare a centrocampo. Con l'Asic ce n'hai sei, quindi secondo me il problema è in avanti. Anche se poi quando gioca, a me personalmente Magnaghi piace per come vuole giocare Tedino, sì, però se continuava a giocare così, o Tedino e la squadra trovano una maggiore continuità o non va bene. Perfetto. Non va bene. Vediamo l'infermeria, visto che siamo in chiusura. Eccolo là, l'infermeria, l'ultima scherma, eccoli qua, anche qui con delle emoji, con un tipo fasciato in testa. Puntata delle emoji. Allora, quelli che vedete con la crocetta sono non dunque a disposizione, però noi abbiamo fatto un riassunto di quelli che sono stati i contrattempi fisici di questa stagione. Si è partiti con Soprano quest'estate, poi c'è stato l'infortunio più grave di tutti, quella a Luca Di Matteo, a cui facciamo ovviamente in bocca al lupo sempre di pronta che ha ricominciato la riabilitazione, quindi insomma ha tolto il tutore, ha iniziato il percorso di riavvicinamento al campo che non sarà in tempi rapidi, però insomma ci auguriamo il prima possibile nel corso della stagione. Magnaghi rientra a gennaio, perché c'è la sosta per fortuna. Però no, rientra a gennaio nel senso che salta Catania e Catanzaro. Due partite. Perché io immagino che la scritta può essere fuorviata, dice rientra a gennaio. Gennaio sì, ovvio, quando riprende il campionato, salta praticamente altre due partite. Sì, sì. La situazione più evidente è stata ovviamente quella di Soprano, che dal precampionato è stato fermo ed è rientrato insomma un paio di settimane fa. Mettici pure il mese di luglio e di giugno, quindi sono sette mesi che praticamente Soprano non gioca. Minelli è anche stata una situazione da inizio campionato che si è trascinato a lungo. Tedino non aveva mai giocato praticamente fino a Bari, aveva giocato solo in Coppa Italia, a Bari ha fatto l'esordio. E poi c'è una situazione di Lasic che comunque ha avuto diversi contrattempi, c'è Kappa che è tornato a disposizione ma ha avuto uno stiramento, Cristini che potrebbe rientrare per la partita contro il Catanzaro, però c'è un punto interrogativo. Sull'Asic abbiamo messo il punto interrogativo sul rientro, perché sta facendo esami strumentali per capire l'entità, ecco perché non è che è un rientro indefinito, non sappiamo ancora qual è l'entità del problema, quindi non si può ipotizzare il rientro. No, ma non dovrebbe essere comunque nell'anno in corso, ecco, per gennaio. E poi c'è Cianci, che forse qualche piccola speranza per domenica ce l'ha, però io non credo che, sinceramente, anche avendo qualche speranza, Tedino ci possa puntare. Sono in 9. Possa puntare su un giocatore. Allora, no, guarda, non sai perché ho fatto. Scusami, Aia, ti faccio. Sono concludere. In 9. Sono in 9. Ho concluso. Non è che l'ho messi. Lo facciamo rivedere. Non perché. Infatti, il titolo è un'infermeria mai vuota. In realtà non sono un numero esagerato, noi giocatori non a disposizione sono una frega. No, però non sono stati tutti insieme,
ecco che cosa volevo intendere. Attualmente mancano, cioè, tutti, però, e nove, però. No. Mancano cinque. Quelli che mancano sono quelli con... Ah, Soprano e Minelli, giusto. E sono a disposizione. Era per far capire che durante l'anno, Andrea, in realtà... Non sono, magari ne mancava uno, magari due, però non sei mai stato davvero al completo, partendo da agosto con Soprano, poi Di Matteo e poi mano a mano... Ma io l'anomalia che vedo è che alcuni infortuni che sembravano gestibili in realtà poi si sono prolungati, quello di Soprano soprattutto. Per il resto diciamo che il numero di infortunati è stato un numero fisiologico, esatto, non è stato un numero al di sopra della media. Certi, ecco, Minelli e Soprano sono stati dei giocatori, si sono fatti male in estate, Soprano da subito, Minelli ha giocato anche in Coppa Italia, si è fatto male a ridosso del campionato e poi da lì è rientrato piuttosto tardi, quindi insomma quella è l'unica cosa che, insomma, perché, su cui bisognerebbe riflettere. Sai perché prima ho detto 9? Perché dei 5 a disposizione nessuno dei 5 è un titolare. Ah, ah, ok. Per quello dico, ossia, se rimettiamo la schermata, Maurizio, grazie, scusa. Tu dici Magnaghi, Soprano, Minelli, Magnaghi Piero. È un titolare, Ciangi bene o male era un titolare, Cristini era un titolare, Di Matteo si è fatto male purtroppo presto, ma comunque era un titolare, fino adesso Soprano non l'abbiamo visto mai, Minelli si è fatto male, ha messo tempo a recuperare, Viero ha giocato con il Condagocce e Cappa ha giocato con il Condagocce, quindi ne sono, sotto questo aspetto dico sono 9. Va bene, è stata una lunga serata, vediamo il prossimo turno rapidissimamente per farvi vedere le ultime due partite di campionato, quella di Teramo Catania che ci sarà domenica pomeriggio alle ore 15, giornata la numero 19 che chiude la prima parte della stagione che si apre con Cavese Ternana, poi ovviamente le prime tre che vedete sono alle 15, le altre tutte alle 17:30, la capolista Regina va a Lentini contro la Sicula Leonzio, il turno poi successivo che di fatto invece chiude il 2019 è la prima del girone di ritorno con il Teramo che avrà un altro impegno interno stavolta contro il Catanzaro, ma avremo modo ovviamente poi di parlarne perché poi Pro Teramo si chiuderà almeno per il 2019 dopo appunto Teramo Catanzaro. Grazie a Francesco Di Francesco, grazie Francesco per essere stato con noi, grazie Dania, grazie a voi, grazie Andrea, ciao ciao a tutti, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo sempre con Pro Teramo, buonanotte.